Sarà un Natale certamente triste per una dipendente della Nial Mail di Taranto, l'azienda che si occupa appunto di recapito di posta con vari enti anche pubblici. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Nei giorni scorsi avete denunciato comportamenti certamente lesivi della dignità dei lavoratori e ora proprio quasi alla vigilia di Natale, questo ennesimo colpo basso, il licenziamento appunto di una dipendente. Sì, questo è un atto di rappresaglia, licenziamento è nullo, non ci sono ragioni vere alla base del licenziamento, se non quello di un gruppo di lavoratori che ha chiesto l'applicazione dei diritti contrattuali legislativi che da queste aziende vengono negate. La lavoratrice non rimane sola perché noi saremo al suo fianco, è chiaro che fa specie che queste sono aziende che lavorano per il pubblico, anche là io faccio l'appello oggi al comune, agli enti pubblici che danno lavoro a queste società, bisognerebbe intervenire perché questo è uno schiaffo alla democrazia e quanto sta accadendo a questa lavoratrice e agli altri lavoratori che stanno subendo lettere in cui ci sono non solo contestazioni disciplinari, ma ci sono segnali chiarissimi, no? Del fastidio che sta provando l'azienda rispetto alla richiesta dei diritti dei lavoratori, lì la parte pubblica dovrebbe intervenire perché non dovrebbe lasciare spazio a questi soggetti. Detto questo, siccome tu ci conosci bene, sono anche fortunati perché è periodo di Natale, siamo poco impegnati quest'anno, quindi è molto probabile, stiamo ragionando su rimanere qua tutto il periodo, così li facciamo compagnia. Presidio permanente. Facciamo una manifestazione grossa settimana prossima qua e portiamo un po' di persone a sostegno della lavoratrice. Ma l'idea, diciamo, che ci sta balenando per la testa è quella di fare un presidio fisso permanente qua sotto, così tutte le mattine ci guardiamo negli occhi con i due proprietari di questa società, perché pare che abbiamo la moglie da un lato e il marito dall'altro. Oltretutto stiamo parlando di un'azienda che opera con il pubblico, per esempio con l'ente comune di Taranto, quindi un'azienda che ha a che fare con il pubblico dovrebbe usare un certo rispetto nei confronti dei lavoratori. Assolutamente sì, tra l'altro in tutta questa vicenda abbiamo fatto un incontro col comune di Taranto, è intervenuto il comandante della polizia municipale Matichecchia, che ha smentito letteralmente quello che l'azienda denunciava rispetto all'atteggiamento della lavoratrice. Quindi anche qua questo certifica ancora di più, come dire, che la lavoratrice ha ragione e che questo è un licenziamento per rappresaglia. Probabilmente infastiditi dal fatto che i lavoratori stanno incominciando a chiedere l'applicazione dei diritti, cosa che fino adesso non è stata. Francesco Marchese, USB, insomma, il rispetto dei diritti dei lavoratori da parte dell'azienda prima si è rivelato un optional e ora addirittura, come dire, si colpisce. Forse se ne colpisce uno per educarne 100, questa potrebbe essere, come dire, la finalità di questo provvedimento. A nostro avviso è certamente questa la finalità. La rappresaglia cieca per colpire una lavoratrice e intimorire tutti gli altri, è questo quello che sta avvenendo. Purtroppo un accadimento che avevamo annunciato, preannunciato in un presidio sotto a Palazzo di Città, perché questa lavoratrice prima di essere licenziata era stata colpita da una sospensione cautelare che lasciava presagire che saremmo arrivati a tanto, e noi questo lo avevamo denunciato appunto in un presidio dei lavoratori a Palazzo di Città per invocare l'attenzione delle amministrazioni comunale e di tutte le istituzioni e gli enti pubblici che sono committenti di questa società e che consentono nell'indifferenza a questa società di operare impunemente in violazione di legge e di contratti. Questo non è tollerabile, non è più tollerabile. Qui la logica che sta attuando questa azienda è quella di essere o sfruttati a capochino oppure licenziati. E con un tempismo significativo, infatti, questa azienda ha colpito 4 lavoratori con contestazione disciplinare, l'ultima delle quali si è poi trasformata in un licenziamento all'indomani della loro sindacalizzazione, dopo 10 anni di soprusi.